Giacomo Errico, presidente nazionale FIVA. I mercatini europei tornano a Senigallia e sono anche favoriti dal bel tempo, inaspettatamente. Dal bel tempo e dall'accoglienza che i cittadini di Senigallia e i turisti ci stanno gratificando in questi giorni. Qui trovano tutto quello che le eccellenze europee, sudamericane e anche israeliane, e tutti, anche delle regioni, riescono a dare, diciamo che, una mostra mercato di eccellenza. Il mercatino europeo arriva proprio una settimana prima delle elezioni europee. È una coincidenza? È un invito ad andare a votare? Beh, noi la data del mercato l'avevamo stabilita l'anno scorso, quindi sono gli altri che sono venuti dietro. Sì, secondo me andare a votare è un dovere, perché poi noi ci lamentiamo sempre che non siamo contenti di chi governa. Ma se non andiamo a votare, ci deve sapere chi è che poi governa. Quindi se vogliamo che chi ci governa abbia il nostro consenso, andiamo a votare, sono zitti e pedalati. Quindi l'appuntamento è a Senigallia oppure a visitare tutti i paesi europei? Senigallia, se non, o andate a spendere fior di denaro, andare in giro per il mondo a visitare le eccellenze europee, venite qua, che è una bellissima città, accogliente, poi ci siamo noi, e quindi una bella festa. Buon appetito. Grazie mille. Grazie.